questo provvedimento, anche perché tutto quello che viene scritto precedentemente è inutile, perché il materiale può essere comunque detenuto, quindi anche senza nessun comportamento fraudolento del soggetto, e quindi secondo noi può essere tranquillamente eliminato dalla norma. La ringrazio, onorevole Beni. Sì, Presidente, solo per chiarire molto brevemente al collega Ferraresi che probabilmente c'è un equivoco, perché se fosse realmente come lui ha interpretato questo passaggio del comunque detenuti, potrebbe anche aver ragione, anzi avrebbe a mio parere, ma non è così. Cioè, qui si parla della diffusione di questi dati sensibili che li hai carpiti, li puoi aver avuti attraverso raggiri o comunque tu li abbia. Ma il comunque detenuti si riferisce al fatto che li diffondi, non che il reato non è detenerli, è diffonderli. Altrimenti veramente no. E diffonderli ovviamente con quegli scopi persecutori che configurano il reato di stalking, appunto. Quindi non creiamo equivoci, nessuno viene accusato soltanto per la semplice detenzione se non li utilizza, ovviamente, questi dati. Onorevole Sanni Candro, un minuto. Un minuto solo per dire che se andiamo a leggere il codice della privacy, sostanzialmente ritroviamo la stessa disciplina con una pena di gran lunga inferiore. Come è stato già detto da un collega, noi interveniamo molto spesso a gamba tesa sul codice penale e io con la citazione della contravvenzione di petulanza e molestia, con la citazione del 612 minaccia semplice e minaccia grave, ho voluto soltanto richiamare la vostra attenzione sul punto dove siamo arrivati. Cioè partiamo sostanzialmente da sanzioni pecuniarie e arriviamo a 6 anni di reclusione. Cioè, e i fatti sostanzialmente poi alla fine sono gli stessi. Cambiano le parole, cambia, come dire, la disposizione delle parole all'interno di un articolo, ma quello che accade nella società è sempre lo stesso fatto che viene però, man mano che si va avanti, per motivi di cronaca o altro, come dire, sanzionati in un modo veramente eccessivo rispetto al punto di origine. La ringrazio. A questo punto non ho altri interventi, lo pongo in votazione. Siamo al 6 bis.61, contrario alla Commissione di Governo, favorevole al relatore di minoranza, la votazione è aperta.